qua siamo all'inaugurazione oggi di un polo eccezionale che affianca le sfilate di moda. Qui oggi vedremo il saper fare artigiano, eccellenze nazionali e internazionali, una vetrina meravigliosa veramente da conoscere. I dati per la moda per la regione Lombardia sono decisamente molto importanti. Abbiamo un indotto di 35 miliardi di euro su un centro nazionale, abbiamo 34.000 imprese con oltre 200.000 addetti ai lavori. Ci sono delle novità, anche delle proposte per quanto riguarda proprio la formazione e l'eccellenza del Made in Italy? Assolutamente, insieme alla mia collega Rizzoli vorremmo che partire da Regione Lombardia per riconoscere il liceo del Made in Italy. Secondo noi è essenziale proteggere e tutelare la formazione per tramandare e saper fare artigiano ai nostri figli. Uno dei problemi più rilevanti nel mondo tessile è la tracciabilità. È molto difficile risalire all'origine di produzione dei nostri capi. In questo caso abbiamo una realtà locale che in partnership con altre due aziende ha trovato il modo di tracciare la provenienza dei tessuti semplicemente riconoscendo le proprietà chimiche e le sostanze che il cotone va ad assorbire nella fase di sviluppo, che assorbe proprio dai terreni delle fattorie in giro per il mondo.